Quarto episodio del Racing Podcast dedicato alla Formula 1, visto che Silverstone ha ospitato la quarta gara del campionato 2020, una gara che ha visto trionfare Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e a Charles Leclerc. È la vittoria che è il leitmotiv di questa gara, non perché ha vinto Lewis Hamilton, che era una cosa scontata dalla vigilia, ma il come ha vinto e soprattutto in che modo, perché la gara su 51 giri su 52 è stata veramente anonima e orrenda. Io stavo veramente addormentandomi sul divano quando a un certo punto problemi strutturali evidenti a diverse vetture, tra cui le Mercedes, hanno fatto sobbalzare dal divano il sottoscritto per rendersi conto di che cazzo stava succedendo. Effettivamente il degrado gomme ha colpito, e non solo quello. In particolare la Mercedes ha avuto dei disagi strutturali alla macchina che hanno fatto fermare negli ultimi due giri addirittura Bottas e Hamilton, che stavano facendo una gara in solitaria come si era visto appunto dalle prove. Io mi aspettavo veramente una gara orrenda e di conseguenza un Racing Podcast di quattro parole, invece c'è da approfondire questo aspetto qui, soprattutto la vittoria di Lewis Hamilton, l'ennesima della carriera per il pilota inglese, che si avvicina ovviamente sempre di più al record di Schumacher. Mancano 5 vittorie con questa al record del pilota tedesco, ma l'immagine emblematica è ovviamente questa che vedete: Hamilton fora una gomma che è stata tirata avanti fino all'inverosimile, causa anche diverse safety car a inizio gara che hanno consentito ai piloti di mettere le gomme più dure fino al termine della competizione. Il piccolo problema è che queste gomme non hanno retto e molti piloti sono ritrovati ad avere problemi incredibili: Carlos Sainz, Valtteri Bottas, che ha dovuto fermare al penultimo giro, lo stesso Lewis Hamilton, che non ha scelto di fermarsi, causa anche una cosa forzata visto che aveva già passato il traguardo al momento di questo problema, e ha dovuto per forza di cose concludere l'ultimo giro su 3 ruote di fatto. E nonostante questo problema, con un Verstappen arrembante che recuperava logicamente secondi su secondi, Lewis Hamilton taglia il traguardo su 3 ruote e compie un'impresa veramente clamorosa. E quindi qui, signori, non c'è da far altro che inchinarsi, per quanto a molti Hamilton possa risultare antipatico. Con questa vittoria, tra l'altro, Hamilton allunga in un mondiale già scontato di suo, più 30 su Bottas. La FIA potrebbe darglielo già adesso, che tanto non succederebbe niente, perché ovviamente già Hamilton è più forte. In più, se deve andare male agli altri contenders, deve andare male, e appunto succede questa cosa qui. Vince pure su 3 ruote, lasciandomi di fatto basito. Insomma, è una cosa abbastanza particolare che si è successa a memoria, forse è successo a Schumacher una sola volta qualche anno fa, ma potrei sbagliarmi su questo. Siamo di fronte effettivamente a quella che è un'impresa, nel senso che effettivamente la gara sembrava compromessa per Lewis Hamilton. Qui si è visto però un difetto di casa Mercedes, che è l'eccessiva spocchiosità e superiorità, nel senso che già la Mercedes per tante ragioni è la macchina superiore in pista, e qui è un errore di gestione delle gomme e di strategia, nel senso che evidentemente non hanno tenuto conto delle vibrazioni che i piloti sentivano durante il corso della gara e hanno deciso di comunque concludere la gara con una sosta sola, quando evidentemente la via più sicura sarebbe stata fermarsi. Non è stato così, è un errore che hanno pagato caro, nel senso che comunque 2 macchine su 2 effettivamente hanno avuto questi problemi. Hamilton deve ringraziare il nostro signore che il problema gli è capitato all'ultimo giro e che causa una superiorità imbarazzante. Verstappen aveva 30 secondi di svantaggio, complice il fatto che l'olandese si era anche fermato per mettere le gomme più morbide alla ricerca anche del giro più veloce della gara. Tante cose sono successe, più che altro negli ultimi giri. Di per sé staremo parlando però di una gara veramente anonima e orrenda, che avrebbe ancora una volta avvicinato Hamilton a quel famoso record di Schumacher, dopo aver visto una Mercedes imbarazzante in qualificazione, e posso capire effettivamente che questo vantaggio clamoroso possa far allontanare tante persone da una Formula 1 che sta diventando sempre più dominante per quanto riguarda le Mercedes. Io a memoria non mi ricordo una macchina così dominante, neanche le Ferrari di Schumacher, la Red Bull di Vettel, e anche la prima Mercedes dell'era ibrida. Insomma, dare 1 secondo e 1 a Verstappen e dare 1 secondo e 4 a Leclerc, insomma, la dice lunga su quanto questo campionato sia dominato da una scuderia che vince ininterrottamente dal 2014, e renda
per forza di cose un campionato molto più noioso di quanto in realtà non dovrebbe essere. Il podio, dicevamo, della gara di Silverstone 1 è completato da Max Verstappen e da Charles Leclerc, che sfrutta comunque la sua gara. Leclerc ha effettivamente sempre mantenuto la sua posizione. Leclerc ha effettuato una quarta prestazione in qualificazione e se non fosse stato per Bottas, Leclerc sarebbe appunto terminato come sarebbe partito, quindi al quarto posto. Bottas causa il problema che ha avuto anche Hamilton, finisce fuori dai punti. Verstappen finisce secondo, ma secondo me qui la Red Bull sbaglia, perché sì, vero, si mettono le gomme rosse per cercare il giro veloce, però l'olandese avrebbe potuto secondo me non fermarsi a posteriori e complice il problema di Hamilton avrebbe potuto vincere una gara che avrebbe probabilmente mantenuto vivo un mondiale che già purtroppo alla quarta gara è scontato in direzione di Hamilton, che ha vinto 3 delle 4 gare. Già, ripeto, Hamilton corre contro nessuno, perché evidentemente il rivale più accreditato è il suo compagno di squadra Bottas, che per carità non è un pilota fermo, ma di certo è molto lontano dal raggiungere prestazioni di livello mondiale. Insomma, provocamente io avevo detto dateglielo subito e facciamola finita, perché insomma già è forte di suo, in più a Bottas ci capitano anche delle sfighe e quindi Bottas perde pure dei punti. Insomma, io non vedo onestamente come Hamilton possa perdere questo mondiale già scontato ovviamente alla vigilia, per quanto appunto Mercedes sia veramente imbarazzante e rischi di vincere, non dico tutte le gare che rimangono da qui alla fine, ma ci andiamo veramente vicini. Per quanto riguarda il resto, ci sono state, dicevo, due safety car per due grossi incidenti. L'incidente più grave l'ha avuto Daniel Kvyat, che causa un cedimento nella parte veloce del tracciato di Silverstone, è andato a sbattere a 30 all'ora contro il muro e c'è stata una safety car che ha congelato la gara prima appunto del dominio che c'è stato effettivamente di Lewis Hamilton prima del cedimento. Un altro incidente che è capitato al danese Kevin Magnussen, che ha avuto un contatto con Albon nel primo giro di gara. Per questa cosa ad Albon sono stati combinati 5 secondi di penalizzazione e Magnussen è finito purtroppo per le terre. Dei primi 19 giri, diciamo 10 sono stati fatti sotto safety car, per il resto è stata veramente una gara orrenda fino al giro numero 51, dove è capitato di ogni, con il ritiro di Sainz, il problema di Bottas, il problema di Hamilton che incredibilmente vince su una ruota in meno, e tutte queste emozioni sono state condensate in un ultimo giro che altrimenti avrebbe registrato l'ennesima gara anonima della carriera. Gli altri risultati: ottimo Daniel Ricciardo, quarto con la Renault, quinto Lando Norris con la mia McLaren, sesta posizione per Esteban Ocon con l'altra Renault, segno che la scuderia francese finalmente sta crescendo. Settimo un sontuoso Pierre Gasly, che con la Toro Rosso sta facendo risultati più incredibili di quando era in Red Bull lo scorso anno. Ottava posizione per Alexander Albon, che anche lui fa una gara di rimonta, che parte dal fondo di fatto e arriva ottavo. Nono Lance Stroll con l'unica Racing Point presente in questa competizione. Decimo Sebastian Vettel, l'autore dell'ennesima gara anonima della carriera, era sempre fuori dai punti, è resistito su Bottas all'ultimo giro, ma la prestazione rimane ovviamente incolore, così come in realtà quella della Ferrari, perché il podio di Leclerc non nasconde i problemi della Ferrari, che in condizioni normali si prendeva dall'1 ai 2 secondi al giro. Doveva essere questa la gara del rientro di Nico Hülkenberg, ma purtroppo il pilota tedesco non è potuto partire. Nico Hülkenberg, ovviamente sapete tutti che ha sostituito Sergio Perez, che è risultato positivo al Covid-19, di conseguenza il pilota messicano salterà le due gare di Silverstone e dunque hanno richiamato Nico Hülkenberg, che a mio avviso rimane comunque un pilota più buono del un buon terzo della griglia che è presente qui, ma inspiegabilmente Hülkenberg è ancora pide, gente come Stroll, Grosjean e Magnussen sono ancora in libera circolazione in Formula 1, ma va bene, questa è una mia opinione personale. Driver del giorno, io onestamente lo do a Daniel Ricciardo. Darlo a Lewis Hamilton ovviamente in questo caso è scontato, vista anche la leggendaria impresa che ha fatto su una ruota in meno, ma Ricciardo con una macchina nettamente inferiore rispetto alle altre, una scuderia ufficiale che deve rilanciarsi, riesce finalmente a mettere in luce la Renault, arrivando quarto con veramente tanta caparbietà e una bella gara tutto sommato. Delusione del giorno, insomma, è abbastanza difficile trovarla, diamola a Valtteri Bottas, anche se purtroppo non è colpa sua. Va detto che il povero Bottas è già sfigato di suo, già è un pilota che è notoriamente una seconda guida, si ritrova comunque a essere vice campione del mondo senza combattere, perché Hamilton comunque è più forte di lui. Gli va anche di sfiga che le gomme cedono prima lui rispetto che a Hamilton, e ovviamente questo zero gli comporta un distacco di 30 punti già alla quarta gara rispetto a Hamilton, che è sempre più indirizzato a vincere questo mondiale. Prossimo appuntamento settimana prossima per quanto riguarda la gara della Formula 1 sarà sempre
la domenica prossima a Silverstone per gara 2. Parentesi sugli italiani: Antonio Giovinazzi 12esimo, tutto sommato una gara onesta per il pilota pugliese. Velocemente passiamo alle categorie inferiori per completare il Racing Podcast. Per Hamilton ha suonato ovviamente God Save the Queen, suona l'inno della Federazione Russa per Nikita Mazepin in Formula 2, alla prima vittoria della carriera per quanto riguarda il pilota russo. Una gara veramente sontuosa del pilota del team Hightech Grand Prix, che dunque bissa il successo di Luca Ghiotto della scorsa settimana. Secondo posto per il cinese Guan Yu Zhou, che si riscatta dopo inizio di stagione veramente terrificante e fa un ottimo secondo posto di strategia, a differenza di Mazepin, che ha fatto una gara veramente perfetta senza sbagliare niente. Guan Yu Zhou sfrutta le gomme più morbide all'ultimo stint di gara e arriva a un sontuoso secondo posto per il pilota cinese dell'Orbita Renault, e terzo il pilota del Red Bull Junior Team Yuki Tsunoda, che quando fa a punti fa solo podio, altrimenti, come vedete dal tabellino, si ritira. In gara 2, prima vittoria in Formula 2 per l'inglese Dan Ticktum, che vince in casa. Suona per lui God Save the Queen, secondo posto per Christian Lundgaard, altro pilota del giovane team della Renault. Il pilota danese sta crescendo e può essere il contender, uno dei contender principali per questo campionato, che è stato riaperto e tra poco ne parleremo. Terza posizione per Louis Deletra, podio per il pilota svizzero, anche lui al secondo posto, al secondo podio, scusatemi, della stagione. È un campionato riaperto perché, come vedete, il leader del campionato, Robert Schwarzman, è purtroppo incappato in un weekend negativo con un 14esimo e un 13esimo posto in gara 2. Il pilota della Driver Academy della Ferrari purtroppo non allunga, non ne approfitta del tutto l'altro pilota della Ferrari Driver Academy, che è secondo in classifica, ovvero Callum Mailo, soprattutto per quanto riguarda gara 2. Un testa coda negli ultimi giri compromette la gara dell'inglese, che dunque rimane fermo a 4,73, visto anche il quinto posto di gara 1, e poteva ovviamente avere un vantaggio più risicato rispetto a quello che già vedete in grafica. Al momento sono 8 i punti di stacco tra il russo e l'inglese. Comunque Formula 2 e Formula 3 hanno avuto in questa gara di Silverstone invece un campionato riaperto, a differenza di quello di Formula 1, che invece è quasi compromesso. Parentesi sugli italiani: Luca Ghiotto purtroppo finisce 17esimo e 19esimo, weekend da dimenticare per il vicentino, che purtroppo non riesce a riconfermarsi sugli altri livelli visti all'Ungaroring. Passiamo velocemente in Formula 3, anche qui campionato riaperto perché ne approfittano i diretti concorrenti di Oscar Piastri per riaprire in parte il campionato, soprattutto in gara 2. Oscar Piastri che fa podio in gara 1, che vince Liam Lawson, il neozelandese, alla sua seconda vittoria in Formula 3. Dunque per il giovane pilota della Red Bull Junior Team suona God Defend New Zealand in nazionale neozelandese. Seconda posizione per Oscar Piastri e terzo per Logan Sargeant, che è il pilota americano, che è il diretto inseguitore di Piastri in questo campionato. Dunque ancora una volta si vede un podio non europeo in Formula 3. Una gara spettacolare, quella, la prima di Formula 3, con tante safety car, tante interruzioni. Liam Lawson vince sotto safety car, ringraziando evidentemente il Dio che protegge la Nuova Zelanda, visti tantissimi incidenti e tanti contatti, in particolar modo un contatto tra Ollie Caldwell e Sophia Flersch, un contatto clamoroso poi anche tra Lucas Dunner e una vettura dell'HWA Race Lab, compromettono di fatto la gara di questi piloti delle retrovie, ma congirano la gara in testa con un Lawson che ha giocato in difesa rispetto alle tre prima. Gara 2 la vince David Beckmann, che bissa ancora una volta il successo della gara 2 di Ungheria. Per lui suona il mio salario tedesco, che tradotto, ricordo, è il canto dei tedeschi. Seconda posizione per Clément Novalak, che è un pilota francese ma che corre con licenza britannica. E terzo Alexander Peroni, che torna sul podio dopo la prima gara del Red Bull Ring. Parentesi sugli italiani: il migliore è stato Federico Malvestiti, che finisce 19esimo in gara 1 e 13esimo in gara 2, a un passo dai punti. Gli altri italiani purtroppo sul fondo, sia Nannini che De Ledda. Altre parentesi: c'è stato l'esordio assoluto di Ben Barnicot, pilota classe 1996, che è tornato in monoposto dopo aver fatto parte dello Junior Team McLaren per diversi anni. 20esimo e 10esimo il pilota inglese. Ulteriore parentesi: Sophia Flersch, interessante prestazione per lei, che è arrivato sempre dei 20, sta crescendo, la pilota tedesca da tenere d'occhio nelle prossime gare. Formula 3 che tornerà a Silverstone settimana prossima, così come Formula 2 e Formula 1. Vi lascio con il podio della Formula 1 e col nuovo calendario, che hanno appunto aggiunto delle gare in più. In particolare torna il Nürburgring per quanto riguarda la Formula 1 dopo la Russia Sochi, introduzione nuova per Portimao, e poi verrà introdotto il Gran Premio dell'Emilia Romagna, la mia regione, e si ritorna finalmente
ovviamente a Imola, quindi per una volta ci saranno tre gran premi in Italia. Vi lascio con il podio, in questo caso meraviglioso di Lewis Hamilton, che vince su Verstappen e Leclerc. Le mie McLaren molto bene con Norris, purtroppo meno bene con Sainz, ma comunque hanno fatto una bella gara. La Ferrari salva un podio con Leclerc in condizioni abbastanza fortuite, anche se Leclerc ha fatto comunque una gara discreta per le sue potenzialità. Vettel decimo, molto meno bene, ma di questo aspetto ovviamente le vostre opinioni. Il saluto da parte di MeteoTorger, ci vediamo dunque a un prossimo video. La programmazione prevede la Superbike con il post gara che arriverà nella giornata di domani, mentre per quanto riguarda la settimana che verrà, post gara Formula 1, sempre per quanto riguarda domenica alle 19, sempre poi Superbike il giorno dopo, si parlerà anche di MLB con il primo terzo di stagione regolare e si concluderà invece martedì o mercoledì con il Gran Premio della MotoGP che torna a Brno. Ancora una volta è tutto da parte mia, ci vediamo presto dunque al prossimo video.